ready for this shit, nigga? Follow the leader. We are the leaders. Tu sabes. I said the music international. I said it. Henry Mendes. Music. OPV. International. Sicuramente molto tesa, sia perché comunque una semifinale d'andata, sia perché comunque arrivano in questa fase comunque del, diciamo, degli elementi sempre, sempre diciamo con qualità elevate. Che pensi di questa prima della partita della squadra? Vabbè, è una partita molto difficile come sempre, però siamo riusciti a pareggiare verso la fine del primo tempo con, sul pareggio di 1-1. Cerchiamo di conquistare i tre punti per il ritorno. Diciamo che comunque sì, fondamentalmente in vista del ritorno è importante comunque segnare quanto più possibile, sì. Anche diciamo una vittoria non può essere soddisfacente, bisogna fare tanti gol, però stiamo parlando sempre delle esigenze che sì, una partita molto equilibrata. Sicuramente una partita molto equilibrata e quindi sarà difficile vincere. Vabbè. Cerchiamo di fare il massimo. Con alcuni elementi si rinnova la sfida, ormai sì, diciamo sì. Sono tre tornei che parliamo diciamo, di sfide rinnovate. Però diciamo, è sempre un piacere vedervi giocare, che siete dei ragazzi che in campo diciamo, mettono in pratica le loro qualità. Sì, sicuramente. Se, diciamo, senza parlare sempre dopo. Sì, sicuramente. Allora, va bene. Bocca al lupo. Annunciando ora es. Me gusta la blanca e la nera. Che dice usted? Vamos a quitarnos la ropa. Che opina usted? Che son modo padres. Chequete, chequete, cheque. Chequete, chequete, cheque. Chequete, chequete, cheque. You shake it como loca, te encanta la pacoma, me besa en la boca. You like to dance la soca, esto se hace sin ropa, mi ritmo te sofoca, te gusta el toca toca, tu cuerpo se alborota. Here we go. Alla fine di questo match, la semifinale di andata, The Legends Bombers ha affrontato una delle squadre più preparate.
del torneo, considerando anche la presenza dei fratelli Ricci reduci dal Rassoccano. Avete affrontato questa gara un po' rimaneggiati, mancava Izzo in porto, mancava Del Prato che è partito. Ciao Peluso! Buon anno che è sicuramente uno degli elementi più validi. Però c'è stato un Tiano al 50%, però grandissima prestazione tua, vinci il migliore in campo, hai 8 in pagella, diciamo, te li sei tra virgolette appesi addosso i difensori. È stata una buona partita da parte nostra, soltanto che loro hanno avuto uno sbandamento tipo di 10 minuti e abbiamo approfittato facendo quei 2-3 gol, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Partiamo con il ritorno 2 gol su. Hai giocato, come ho detto, al 50% da fermo, però... Sì, ho saputo mezz'ora, alle 8 ho saputo che dovevamo giocare. Stavo un po' così. Meno male che abiti vicino. Sì, meno Hai sempre chiesto la palla addosso, quando l'hai avuta puntato i difensori, molto bello soprattutto il terzo gol. Hai dribblato più di una volta i difensori. Sì, sono molto validi come difensori, soltanto che secondo me... Anche perché non abbiamo mai giocato contro, forse non mi conoscono, perché quando un difensore conosce palla diventa un po' più difficile. Certo. Quindi il ritorno, scommetto, sarà molto più difficile. Nell'altra semifinale c'è Radice, che è il capocannoniere del torneo. Tu sono una decina di gol sotto. Una decina, è irrecuperabile. È dura, vedremo il ritorno e sperando la finale. Vi sentite già in finale? Oppure... No, è logico di no, come abbiamo visto pure in tutto il torneo, cioè squadre che vincevano 6-2 hanno perso la partita ai rigori, oppure c'è altre partite che si credevano chiuse, questo sono dimostrato il contrario. Contiano non in forma, è andata bene, Contiano in forma, speriamo ancora meglio. Bocca al lupo, complimenti, grazie. Per il proseguimento del torneo.